Ma è una storia che parte un po' da lontano, nel senso che io faccio grappa da una decina d'anni in una piccola distilleria in provincia di Belluno, a Quero Vasche, si chiama Le Crode. E lì nel corso del tempo avevo fatto un po' per gioco, ma anche un po' per, così, per curiosità, due prodotti particolari, un assenzio puro bianco e un gin. Ma quella era rimasta un'esperienza, diciamo così, chiusa, confinata un po' nel tempo. E con alcuni amici, poi diventati soci, abbiamo deciso di mettere a regime questi prodotti che erano piaciuti e abbiamo appunto realizzato, costituito The Never, aggiungendo anche un vermouth di Prosecco. Ecco. Io avevo un nonno al quale piacevano molto le erbe officinali, le erbe aromatiche. Io ho trascorso la mia infanzia tra boccette, vetri, piccoli pozioni di erbe. E con quelle erbe lui curava gli uomini e anche gli animali. Ecco, forse l'imprinting è partito da lì. Noi la riflessione di base che abbiamo fatto è stata questa. Abbiamo preso tre prodotti, che sono prodotti ovviamente noti e anche molto diffusi, quindi un gin, un assenzio puro bianco e un vermouth, e li abbiamo un po' coniugati alla luce della nostra esperienza, della nostra realtà locale. Come abbiamo dato a questa azienda il nome The Never, che vuol dire ginepro nel nostro dialetto, così abbiamo cercato di reinterpretare questi prodotti alla luce appunto della nostra esperienza, quindi lavorando in buona sostanza molto con il ginepro, che è un'erba officinale che adoperiamo in tutti e tre i nostri prodotti. Allora, questo è Gulliver, che è il nome del nostro impianto di distillazione, ha una portata di 250-300 litri. Quell'interno viene messa una miscela idroalcolica a seconda del prodotto che dobbiamo distillare. Qui sotto viene accesa la fiamma viva che inizia a scaldare la nostra miscela e in questo basket, che vedete è tutto bucherellato, noi inseriamo tutte le botaniche del caso a seconda di quello che vogliamo fare. Oppa, lo inseriamo sulla cima del nostro impianto e chiudiamo bene. Questo tipo di distillazione è il tipo di distillazione London Dry. Quando vedete un gin London Dry vuol dire che è stato distillato con le botaniche separate dalla miscela. Quando si raggiunge una certa temperatura, prima l'alcol e poi l'acqua iniziano ad evaporare e quindi si impregnano degli aromi che stanno nel nostro basket. Passano per questa colonna dove viene inserita nel circuito dell'acqua fredda che quindi fa precipitare la temperatura e qui c'è la colonna di condensa dove ricade il nostro prodotto distillato, passa attraverso questa teca di vetro dove adesso non lo vediamo ma c'è un termometrino che indica il grado alcolico di ciò che sta uscendo e a goccette, un po' alla volta, esce il nostro gin.